Bentornati sul canale della Fata Tuttofare. Nel video tutorial di oggi andremo a realizzare una borsa molto molto bella, la Sisilia appunto, come avrete già capito dal set che state vedendo, e questo è l'occorrente per poterlo realizzare. Un set Sisilì che ho preso dalla Tessiland nella variante cuoio. Ovviamente insieme al kit dovrete andare a scegliere un filato. Io ho avuto questo bellissimo regalo dalla Tessiland che ha deciso di creare un filo tutto per me ed è una sorta di tai gasato come equivalente di prodotto. Ed è un prodotto veramente molto molto bello che si lavora benissimo con l'uncinetto 3,5, quindi ha la consistenza di un cordino ma molto molto più morbido da lavorare, quindi è un filato, come spesso mi chiedete, che non stanca molto, perché molto spesso mi dite che con i cordini avete fatica, vi si stancano le mani, quindi ho chiesto di realizzare qualcosa di più morbido e l'hanno fatto in questa bellissima variante colore che appunto ci dà proprio la voglia dell'estate, insieme a queste componenti che sono quelle principali. Come vi dicevo, vi occorrerà l'uncinetto 3,5 e poi vi serviranno altri due elementi di supporto importanti: una rete da 0,5 che servirà comunque per irrigidire tutti i pannelli che comporranno la borsa. Se vorrete, potrete utilizzare anche dei piedini per quanto riguarda la base, perché andremo a realizzarla direttamente ad uncinetto, e naturalmente uno scampolo di stoffa per quanto riguarda la fodera. Detto questo, possiamo sicuramente avviare il nostro progetto. Prendiamo il nostro filo e l'uncinetto 3,5 e andiamo ad avviare 48 catenelle. Quindi questo è il nodo, eseguo 48 catenelle. Una volta montate 48 catenelle, andiamo a rientrare nella 47esima, quindi nella seconda dall'uncinetto, e andiamo a rifare tutta la riga a punto basso. Questa riga andrà fatta a punto basso come tutte le righe successive, perché stiamo lavorando praticamente il fondo. Dobbiamo andare a realizzare un fondo come questo. Io uno l'ho fatto perché sto facendo due progetti simili, quindi dobbiamo andare ad alzare un pannello di circa 10 centimetri. Quindi proseguiremo andando a lavorare un punto basso per ogni maglia disponibile e lo faremo tanti giri quanti saranno necessari affinché la vostra base, il vostro pannello, non raggiunga i 10 centimetri di altezza. Una volta realizzato il vostro pannello, vi ricordo che siamo partiti con 48 catenelle, quindi abbiamo 47 maglie basse che abbiamo ripetuto fin quando non siamo arrivati ad un'altezza di 10 centimetri. Quindi questo rettangolo, così come lo vedete, misura 33 x 10. Perché vi ricordo che comunque la parte superiore del nostro pezzo, della Sisilì, è di 34. Quindi, calcolando poi l'inserimento della rete e il giro intorno, andiamo a pareggiarci con la misura della nostra chiusura. Una volta ottenuto questa base 33 x 10, dobbiamo andare a tagliare un pezzo di rete che sia esattamente uguale. Come vedete, è perfettamente sovrapposta, quindi non c'è un'eccedenza né in senso di altezza né di larghezza, quindi anche questo è un pezzo 33 x 10, esattamente uguale. Lo andrete ad appoggiare sotto la rete e l'andrete a fissare con un giro di punto basso tutto intorno. Quindi adesso quello che va fatto, adesso vi avvicino un po', è quello di fissare i due pezzi insieme. Quindi io entro in un punto di lato e vado ad entrare anche nel primo quadrettino disponibile ed eseguo il mio primo punto basso. Vado nel punto successivo, cerco di prendere le costine e non i punti pieni per non creare delle aperture sui lati. E quindi eseguo il punto basso. Vedete? Prendo dei punti in costa, quindi non i punti pieni, entro anche nella rete, eseguo il punto basso. Quindi per ogni maglia disponibile andrete a fare un punto basso. Vedete, qui c'è il nodo, prendo la costina più in alto ed entro sempre nella rete. Come vedete, la rete è pareggiata, in questo modo non si crea una tensione e quindi insomma la lavorazione vi viene perfetta. Quando arrivate all'ultima maglia, entrate anche nell'ultimo foro, eseguite il vostro punto basso. Quello che va fatto sempre quando avete gli angoli è quello di aggiungere una catenella. Semplicemente, in questo modo il vostro angolo non si contrae, quindi possiamo tranquillamente ricominciare la nostra lavorazione prendendo il primo punto disponibile e cominciando a lavorare sul lato lungo. Quando avrete seguito l'ultimo punto, aggiungerete la catenella
e andrete a chiudere nella prima maglia eseguita con un punto bassissimo. Il nostro fondo in questo modo è completato. Tirerete via il filo che nel frattempo io ho tagliato, rientrate dietro con l'uncinetto, agganciate il filo, lo passate dietro e poi con l'aiuto di un ago andrete a bloccare questo filo qui nei punti della lavorazione. In questo modo il vostro fondo è perfettamente pronto. A questo punto non dovete fare altro che prendere i piedini e fissarli in quattro punti a vostro piacimento, cercando di seguire, magari attraverso i quadretti dietro, una linea comune in modo che siano tutti ben in fila. Io nel frattempo ho sistemato i quattro piedini, come vi dicevo, basta prendere come riferimento una riga e su quella posizionare poi le altre in modo che siano posizionate alla stessa distanza dai bordi. A questo punto dobbiamo andare a cominciare la lavorazione. Io lavorerò quattro pannelli indipendenti che poi andrò a cucire insieme. Quindi andiamo a ripartire dal lato lungo e a fare un giro di punti bassi in costa dietro. Quindi vado a ricominciare con una catenella che monto sull'uncinetto e parto da questa maglia. Adesso vi avvicino. Parto da questa maglia, che è la prima della fila, e mi fermerò qui, che è l'ultima della fila. In tutto sono 49 maglie basse, quelle che andrò a fare su 49 maglie di base. Quindi vedete, prendo soltanto la costina perché in questo modo si separa meglio il fondo da quello che è il pannello, si piega meglio. Eseguite le nostre 49 maglie basse, vedete, abbiamo lasciato libera soltanto la catenella dell'angolo, quindi lavoriamo la linea. Questa è la costina che abbiamo lasciato, in questo modo vedrete poi il pannello si separa meglio da quello che è la base. A questo punto vado a ricominciare. Fatta la catenella iniziale, vado a girare il lavoro e continuo a lavorare col punto basso. Faccio un'unica piccola variante semplicissima per dare almeno un po' di lavoro orizzontale, diciamo, è un lavoro molto semplice, però creiamo comunque un minimo di movimento. Allora, il primo punto prendo basso normale e il secondo lo prendo in costa dietro e faccio questo sempre, quindi faccio punto basso normale e il successivo lo prendo in costa dietro. Punto basso normale e punto in costa dietro. Lavoreremo la maglia in costa come penultima maglia e la maglia normale nell'ultima, e quindi sempre con una maglia bassa si inizia e si comincia perché abbiamo un numero dispari di maglie. Eseguo la catenella e ricomincio esattamente con la stessa sequenza senza alternarla. Quindi ricomincio sul primo punto con il punto basso normale e poi quello in costa dietro. Punto basso normale e punto in costa sarà tutto quello che dovrà essere fatto riga dopo riga per alzare questo pannello. Proseguendo con il nostro punto semplicissimo, quindi punto basso preso normale seguito da un punto basso preso in costa dietro, vado ad alternare 40 righe e mi fermo ad avere un'altezza di circa 24 cm per quello che riguarda il primo pannello. Nel frattempo sono andata ad eseguire il secondo, quindi lavoreremo tutti e quattro i pannelli direttamente dal fondo. In questo modo il lavoro vi sarà sicuramente più facilitato. Verrà anche molto più pulito. Per quanto riguarda il lato stretto, dobbiamo caricare 17 punti bassi, mentre qui ne abbiamo caricati 49. Vado quindi a ripuntare l'uncinetto qui, sempre in costa, e vado a lavorare un punto basso per ogni maglia disponibile. La codina del lavoro ve la pareggiate in questa maniera, andando a fare i vari punti, la bloccate, non avete poi bisogno di fermarla successivamente. Eseguita la 17ª maglia, vedete che non ci sono maglie libere tra la prima maglia del pannello grande e l'ultima del pannello piccolo, ok? Quindi non ci sono maglie di separazione. Faccio la catenella e da questo punto giro il lavoro e ricomincio la lavorazione così come l'ho eseguita fino ad adesso. Quindi ricomincio con il punto basso, il punto successivo lo prendiamo in costa. Punto basso, punto in costa dietro. A questo punto la struttura, diciamo grosso modo, della borsa è stata definita. Ho alzato questi pannelli di 24 cm e ho naturalmente realizzato i laterali, sempre eseguendo lo stesso punto, non ho variato. Quindi avevamo 49 maglie per, diciamo, i lati lunghi e 17 per i lati corti. Allora, adesso vedete, questi li ho ripiegati sul fondo che avevamo già preparato inizialmente con la rete e sul quale avevamo sistemato anche i quattro piedini. Quindi una volta rifatti tutti e quattro i pannelli,
bisogna che questi vengano sistemati con la rete. Per quanto riguarda la rete, io ho ritagliato esattamente due rettangoli della stessa identica misura dei pannelli. I pannelli in questo modo sono 24 per quanto riguarda l'altezza, 33 per quanto riguarda la larghezza. Quindi ho tagliato due pezzi di rete della stessa identica misura, quindi 33 per 24. Ovviamente con l'aiuto delle pinze ho sistemato la rete sia da un lato che dall'altro e adesso facciamo un'operazione molto semplice, la stessa che abbiamo fatto sul fondo. Andremo quindi a recuperare l'uncinetto e lo stesso filato e andremo a fare una cucitura tutto intorno. Vado a ricominciare questa operazione dalla parte bassa, cioè vedete proprio dall'angolo dove si avvicina al laterale. In questa maniera posso lavorare su tutti e tre i lati del pannello. Poi la parte centrale la cuciremo con ago e filo, poi quando metteremo comunque la fodera. Quindi vado a rientrare in questo punto, nel primo punto basso disponibile. Entro anche naturalmente nella rete, ho rimontato intanto la prima catenella sull'uncinetto e adesso vado ad eseguire la mia cucitura. Naturalmente, come vi ho fatto vedere per la base, dobbiamo cercare di prendere i punti in costa, quindi non le maglie piene, per evitare la formazione dei fori. Ho cominciato a fissare la rete in questo punto, quindi sono salita. Mi raccomando sempre di aggiungere una catenella all'angolo. Ho fatto la riga di qua, altra catenella all'angolo e sono riscesa. A questo punto non mi fermo, ma proseguo andando ad integrare anche il laterale che a sua volta va comunque rifinito. E vi faccio vedere come comportarsi qui nel punto in cui si finisce con un pannello e si comincia dall'altro. Vi avvicino leggermente in modo che possiate vedere. Allora, questi sono i miei ultimi due punti che mi permettono di fissare la rete, quindi uno e due. Quindi diciamo questo è l'ultimo punto per bloccare la rete. A questo punto qui cosa succede? Abbiamo l'inizio della riga. Praticamente questo qui è il primo giro che abbiamo fatto, vedete, col punto basso in costa, mentre questo è il primo del pannello del laterale. Quindi io dal punto in cui mi trovo entro qui, estraggo il filo, entro nel punto successivo, estraggo il filo, entro nel primo punto ed estraggo il filo e chiudo tutto quanto insieme. Faccio praticamente una riduzione a 3. E poi comincio a fare la rifinitura a punto basso sul pannello di lato dove appunto però la rete non è stata inserita. Questa poi è facoltativa, insomma, potete aggiungerla come no. Io volevo insomma i laterali un pochino più morbidi e quindi vado a fare un punto basso per ogni maglia disponibile praticamente su tutto il pannello. In questo modo andiamo a rifinire il lato. Diciamo, riduzione a 3 fa in modo poi che quando andrete a ripiegare il pannello, vedete, quando si va a cucire, questo non crea un angolo esterno, cioè chi si estrude, che va per fuori, ma rimane perfetto, quindi sarà molto più semplice da cucire. Adesso praticamente siamo qui, salgo, faccio praticamente la rifinitura a punto basso su tutto il pannello, vedete, adesso mi trovo qui. Faccio questo giro, rifaccio qui la riduzione a 3 maglie in questo angolo, proseguo e in una sola soluzione praticamente faccio un giro di punto basso su tutto l'intero perimetro della borsa. Una volta che avrete fermato la rete, quello che va fatto come secondo passaggio e di applicare la fodera, un passaggio molto semplice perché praticamente andiamo a creare un pannello unico, una fodera unica che vada a coprire il fondo e i laterali. Quindi sono andata a tagliare un pezzo di stoffa 60x35, ho ripiegato i lembi e con dei punti nascosti l'ho cucita in modo semplicissimo, in modo che tutta la parte interna sia perfettamente rifinita. A questo punto, ovviamente, se vorrete potrete foderare anche i laterali, io li lascio così, ma poi su queste cose ognuno può apportare i cambiamenti che preferisce, così come non li ho irrigiditi. Se preferite una borsa con un maggiore sostegno, applicherete un pezzettino di rete, quindi alla fodera, anche per quanto riguarda i due laterali. A questo punto quello che dovete fare è di fare le cuciture prima di occuparci della patella. Quindi andate a riappaiare
il lato corto con il pannello più grande e io mi aiuto con una pinza a tener fermo e a verificare che le parti coincidano perfettamente sia da un lato che dall'altro, quindi vado a pareggiare praticamente i miei bordi sia qui lateralmente sia qui, vado a fissare una pinza per lato almeno in modo da sapere che i pezzi corrispondono e a questo punto prendo un ago da lana con il filo stesso e comincio praticamente la mia cucitura. Allora entro, adesso vi avvicino, allora entro nella maglia che forma l'angolo. E lascio un pezzo di filo all'interno perché poi lo possa andare tranquillamente a fermare. Entro nel punto di fronte prendendolo pieno, tiro leggermente, rientro nella costa dello stesso punto, nella costa del punto di fronte e comincio la mia cucitura. Cucitura che dovrà praticamente avvenire tra la costa interna e la costa interna dell'altro pannello, vedete? Quindi non si prende il punto pieno, ma soltanto le costine interne. Quindi vedete, sono due le costine, prendo questa e prendo questa. In questo modo. E vado a fare la cucitura. Le cuciture da fare sono 1, 2, 3, 4, perché i pannelli sotto sono già cuciti. Una volta che avrete cucito anche i pannelli, la struttura della borsa è praticamente pronta, manca soltanto la patella, che è un po' più protagonista in questa tipologia di borse, e quindi andiamo a modificare il punto. E per realizzare la patella ho scelto di lavorare col punto Margherita. Innanzitutto sono andata ad avviare 48 catenelle, quindi tornando indietro a punto basso vado ad ottenere 47 punti bassi, perché ovviamente si ricomincia dalla seconda dall'uncinetto, quindi 48 diventano appunto 47 punti bassi perché l'ultima catenella serve per girare il lavoro e quindi ho in questo momento 47 punti bassi. A questo punto cosa devo fare? Vado ad avviare una catenella di 3 maglie e comincio con il mio punto Margherita o qualcuno lo chiama anche variante del punto stella, ma insomma, questa diverse volte l'abbiamo vista insieme. Allora, cosa faccio? Avendo queste 3 catenelle, rientro nella seconda, rientro nella prima e ho due gettati sull'uncinetto. Rientro nella prima maglia di base, che è questa, e ho la terza asola sull'uncinetto. Poi prendo due punti nuovi praticamente sulla base e in questo modo di asole ne ho 5. Prendo il filo sull'uncinetto, estraggo tutte le maglie insieme e le blocco in questa maniera. E ho fatto, diciamo, un fiore. Ricomincio entrando nell'asola che ho appena generato, estraggo il filo e lo lascio sull'uncinetto. Rientro qui. Vedete, in questo punto lo prendo, ci passo attraverso, estraggo il filo e lo lascio sull'uncinetto. Rientro nell'ultima maglia di base lavorata e sono 3 e praticamente si costruiscono sul fiore precedente e 2 sono i punti di base che vanno presi, quindi 1 e 2. In questo modo vedete. Avete 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi si estraggono i punti tutti insieme, si blocca, si forma questo occhiello e l'occhiello è il primo punto da prendere. Questa costina è il secondo punto da prendere. Questo punto dove sono già entrata è il terzo punto da prendere e sono i 3 punti che si prendono sul fiore e 2 sono i punti di base, 1 e 2. Filo sull'uncinetto, si chiude, vedete? E sono 3 le margherite fatte. Facciamo l'ultima, quindi si entra prima nell'occhiello, si entra nell'ultima asolina, vedete questa qui, nel punto di base dove siamo già entrati e 2 punti nuovi, 1 e 2. Le asole sono sempre 5, filo sull'uncinetto, si bloccano. Abbiamo fatto l'altra margherita. Come vedete, in questo modo sono incastrate
l'una dentro l'altra e vi danno proprio una bella texture. Proseguite in questo modo fino ad occupare tutte le maglie di base. Fatti tutti i vostri punti, quindi avrete occupato praticamente tutte le catenelle disponibili, ve ne avanza una. A questo punto cosa faccio? Per evitare che lateralmente si possano formare dei fori, delle aperture, che spesso accade perché comunque qui dovremmo chiudere praticamente con una mezza maglia. Vedete, adesso vi faccio vedere l'effetto. Chiudendo con una mezza maglia si crea questa apertura. Ovviamente poi su tutta la patella ci saranno dei fori a destra e a sinistra che vanno assolutamente evitati. Quindi l'unico modo per evitare questo foro è quello di creare una sorta di diminuzione, cioè di avere comunque un punto costruito in questo modo. Prendo il filo sull'uncinetto, entro in questo punto dove sono già entrata, estraggo il filo, riprendo di nuovo il filo sull'uncinetto, rientro nell'ultima maglia, come se avessi fatto praticamente due mezze maglie, e chiudo. Quindi sopra praticamente ho un solo punto, come potete vedere, ma sotto ho riempito e quello spazio non c'è più. Quindi ricomincio facendo la catenella e devo avere lo stesso accorgimento anche a inizio lavoro, perché se riparto con 3 catenelle mi ritrovo nuovamente con il foro. Faccio la catenella, volto il lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, vedete? E faccio una mezza maglia alta perché adesso dobbiamo lavorare con le mezze maglie. Tutto il ritorno è semplicissimo perché adesso dobbiamo lavorare negli occhielli, vedete, delle mezze maglie. Sono due mezze maglie per ogni occhiello. Vedete, due mezze maglie. L'occhiello successivo è questo. Filo sull'uncinetto, si entra nell'occhiello, una mezza maglia e la seconda mezza maglia. Vado nell'occhiello successivo che è questo, entro, faccio un primo punto, filo sull'uncinetto, entro, faccio un secondo punto. Quindi sono due mezze maglie per ogni occhiello. Quando andate a girare il lavoro vedete che in questo modo noi completiamo la nostra margherita. Fatte tutte le mezze maglie, quando arriviamo alla fine dovremo chiudere con una mezza maglia qui, ma per evitare sempre il foro facciamo come abbiamo fatto sotto. Quindi filo sull'uncinetto, entro nuovamente nell'occhiello dove ho già lavorato, tengo però il filo sull'uncinetto, entro nella maglia finale, di nuovo estraggo il filo dopo aver fatto il gettato naturalmente e chiudo tutto quanto insieme. Vedete, in questo modo vi viene chiusissimo. A questo punto aggiungo 3 catenelle e ricomincio il punto margherita, quindi vado a ricominciare nella prima maglia, poi prendo la seconda, faccio le 3 catenelle, una, due, tre. Ok, ne mancava una, quindi rientro nella seconda. Rientro nella prima, che è questa, rientro qui nel primo punto disponibile e poi prendo le due mezze maglie successive e ricostituisco il mio primo punto margherita. Chiudo, rientro nell'occhiello, nell'ultima asola, nel primo punto di base disponibile e poi nei due successivi, e in questo modo ricomincio la mia lavorazione. Sono andata ad eseguire 9 righe di punto margherita. In questo modo ho sollevato per 21 centimetri il mio pannello, che è largo 32. A questo punto vado a posizionare della rete, come vedete io l'ho già messa della stessa identica misura del pannello. In questa maniera adesso con l'uncinetto andiamo, come abbiamo fatto per gli altri pannelli, a fissare il tutto. Fatto l'ultimo punto basso, aggiungiamo una catenella in questo modo e andiamo a bloccarla sulla prima maglia eseguita con una maglia bassissima. E abbiamo concluso in questo modo il primo giro. Eseguo una catenella e ricomincio andando a fare un secondo giro di punti bassi.
Per quanto concerne la parte in plexiglass, io sono andata a sistemarla nella parte finale della patella, in modo che quando poi andrò a cucire la parte superiore del manico, anche la parte di sotto rimane molto molto rigida e questa farà sì che nel tempo la patella non si ripieghi, soprattutto i lembi, le parti laterali. Ovviamente io però ho trasgredito un pochino le regole perché comunque questa parte in plexiglass che io ho voluto di mio arbitrio sistemare sotto dovrebbe essere invece inserita al centro della chiusura per rendere meno flessibile e quindi evitare che col peso la borsa si deformi, però ho riflettuto sul fatto che comunque il peso porta in giù la borsa, quindi la deformazione, diciamo, non è in questa direzione, ma in verticale, non in orizzontale, quindi comunque in questa direzione la borsa non si muove. Quindi per quanto mi riguarda, per come io ho realizzato il mio pezzo e per come l'ho interpretato, diciamo che per me quel pezzo è un pezzo in più che valuterete al momento se utilizzare o meno, ma ci potrebbe tornare utile effettivamente nella parte di sotto della patella, perché naturalmente con il tempo, visto che questo è il punto in cui la solleviamo e la ripieghiamo, questa parte viene più sollecitata di quella in alto e quindi probabilmente qui un aiutino potrebbe servire. Se non mi resta altro che ritagliare un pezzettino di stoffa 1,5 cm più grande del mio rettangolo, fissarla e poi completare la borsa andando a cucire il manico. Allora, io ho posizionato in questo modo il manico al quale ho già attaccato la patella, infatti l'ho messa in piedi all'interno della borsa in modo da trovarmi questa seconda metà a favore, diciamo così. Quindi vado a fare dei punti lenti e poi li ritiro. In questo modo ho la facilità nella cucitura e poi ritirandoli tutti riesco comunque a saldare bene il lavoro. Quindi entro nel foro del set, vedete in questo modo. Poi risbuco nella parte, vedete, della borsa, rientro e ripasso in un foro. Vedete, i punti sono lenti. Poi, quando sono sicura, avendo fatto anche dei controlli, che la posizione del manico sia corretta, a quel punto vado a ritirare le maglie. Vedete, così se voi tirate si stringono quelle prima e dopo. Ripartendo da dove ho cominciato, vado a ritirare i punti e poi la vado a fermare, eventualmente rifacendo un secondo giro. Bene, il nostro progetto con la CC Lee si conclude qui. Una volta che avremo appunto cucito per bene il manico, come vedete sul davanti va cucito appoggiandolo e in questo modo si va a dare risalto a tutta la parte che abbiamo lavorato appunto Margherita. Come vi dicevo, è sempre più protagonista la patella, quindi è bene concentrare un punto più particolare su questo elemento e lavorare il resto molto semplice, anche soltanto a punto basso. Io ho utilizzato ben 3 rocche del filato che la tessile ha appunto creato per me ed è un filato veramente molto molto bello perché ha tutte le caratteristiche del cordino, avendo però un po' più di morbidezza, quindi di facilità per quanto riguarda la lavorazione. Il tono è molto bello perché è un arancio mitigato molto da queste screziature argentate, ma molto molto tenui, che vanno a smorzare tanto questo colore e a dargli una nuance veramente molto bella. Mi fa pensare al sole, a qualcosa di proprio colorato, estivo. Naturalmente ho messo la mia etichetta. E questo è il vostro prodotto finale, vedete? I laterali sono abbastanza ampi e la borsa risulta veramente molto molto capiente. Vi costerà un paio di giorni di lavoro perché comunque i pannelli sono tanti, vanno comunque foderati, vanno irrigiditi. Potete utilizzare sia la rete che il termoindurente a seconda di quello che vi piace di più utilizzare. Io ho evitato di diciamo irrigidire i laterali, ma volendo potete farlo tranquillamente, così come potreste evitare di mettere questa parte in plexiglass che andava messa su, ma io ho preferito metterla sotto. Potreste proprio non metterla perché comunque secondo me è un accessorio in più che volendo si potrebbe evitare. Eventualmente, come vi ho detto durante il tutorial, si può aggiungere un pezzettino di rete per irrigidire questa parte. Io non vado a mettere particolari chiusure perché il peso stesso della patella fa in modo che questa si regga, quindi un po' è questo che simula. Altrimenti nella parte interna andrete a posizionare 2 bottoni a calamita di questo tipo in modo che possiate anche avere una chiusura abbastanza stabile. Ovviamente poi va aggiunta la tracollina, che è un elemento ovviamente in più, e questo è quello che siamo andati a creare. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e fatemelo sapere. Mi raccomando, vi aspetto ogni giorno sul mondo delle fate per condividere insieme la nostra passione. Grazie per avermi seguito e alla prossima!